rivolta scatenata da una proposta, la cittadinanza onoraria per la mamma di Federico Aldrovandi, morto nel 2005 a Ferrara durante un controllo di polizia per le percosse subite ad opera di 4 agenti. La mamma, Patrizia Moretti, è una donna forte. Si è battuta a lungo perché venisse fuori la verità su suo figlio, si è detto di tutto, ma lei è andata avanti. La settimana scorsa il presidio del sindacato di polizia COISP per la solidarietà ai 4 agenti condannati in via definitiva per eccesso colposo in omicidio colposo per la morte di Federico. Questa vicenda l'ha colpita e indignata, ma in risposta ha organizzato una manifestazione per il figlio e ora in aula, durante il Consiglio Comunale a Bologna, il consigliere PD, Benedetto Zacchiroli, propone per lei la cittadinanza onoraria. La Lega risponde, è solo una marchetta e lascia l'aula. Contestazioni anche dal capogruppo PDL Marco Lisei, che punta l'indice contro il percorso non condiviso che ha portato alla proposta. State calpestando la storia del comune per interessi politici, dice, perché volete fare una forzatura da primi della classe. Lei, Patrizia, commenta: mi dispiace davvero, non credo che questa sia una forzatura di carattere politico, è un'iniziativa civile, sociale, che non dovrebbe essere oggetto di bagarre politica. Bologna, per me, continua la mamma di Federico, ha un valore fondamentale, proprio perché qui ci hanno dato i primi spazi, le prime opportunità per parlare della vicenda. Rimane la polemica politica e il polverone sollevato, ma il Consiglio Comunale ha votato il provvedimento. Il sì è passato con 19 voti favorevoli su 19, presenti PD, SEL e Movimento 5 Stelle, ma PDL e Lega non erano in aula.